Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Se Birba mi fa lavorare, vi faccio vedere come allestisco il semenzaio dentro la serra. Sarà un semenzaio riscaldato, quindi avremo il filo. All'interno metterò una parte di piantine che hanno già germinato, qualcosa come peperoni e basilico. E poi metterò le nuove semine che saranno i pomodori. Quindi una cosa alla volta. Questo è quello che avevo utilizzato già l'anno scorso, avrete già visto il video, se volete vederlo, è un video di qualche tempo fa, non è un granché, ve lo dico subito, quindi questo spero che possa colmare alcune lacune. Fatto questo, adesso mettiamo l'isolante per terra, che è semplice paglia. Mannaggia birba, scusate, si muove la telecamera, ma qui c'è il gatto che non mi lascia. Allora, dicevo, mettiamo l'isolante per terra che è semplice paglia. Sopra ci stenderemo il filo riscaldato da 80 watt. Nel frattempo ho portato la corrente qui nella serra e poi vediamo come posizionare le piantine e i vassoi con gli alveoli con le piantine all'interno. È importante isolare il pavimento perché è una delle fonti più fredde all'interno del semenzaio riscaldato. Adesso questa parte qui la posso anche togliere. Ecco, poi lavoriamo meglio. Basta uno strato di pochi centimetri. Ok, adesso ci stendiamo il filo termico, quello riscaldante. Tu cosa fai? Cosa fai? Fammi lavorare. Ok, allora due parole sul filo riscaldante. Questo è quello che ho utilizzato già da un paio d'anni. Poi vi lascio, se volete, l'articolo con tutte le caratteristiche tecniche e i riferimenti. Ecco, ho cambiato inquadratura, si vede meglio. E vi dicevo, un filo riscaldante da 80 watt, è in silicone, impermeabile. Il primo metro, a partire dalla spina, non riscalda. Quindi, se dovete acquistarlo, sappiate che il primo metro non riscalda, è importante questo. Ah, voglio vedere come devo fare a stenderlo adesso. Su, dai, gioca di qua tu, dai. Dai. Oggi sarà un'impresa, mi spiace, il mio video sarà così. Così come l'altra volta, cerco di stenderlo in modo più o meno uniforme. A onda. Posso stringere un po'. Ok, benissimo. Con questo esco fuori. In effetti è meglio metterla fuori la spina perché qua dentro poi sarà umido, dovremmo innaffiare qualche volta. L'altra volta, l'anno scorso, avevo messo dei bancali piccolini di legna e sopra ci avevo messo i vassoi. Onestamente adesso farò direttamente mettere i vassoi a contatto col filo riscaldante e la resa è maggiore. Allora, comincio a mettere quello che avevo fatto in casa fino a questo punto, fino a questi giorni. Erano le colture un pochino più ostiche, un pochino più dure, non tutte ovviamente, ma parlo dei peperoni e peperoncini. Qui adesso posso mettere, mi avvicino a favore di camera, abbiamo una parte del basilico, spero che si veda, un basilico genovese, semplicissimo, è attecchito parecchio, ho avuto fortuna quest'anno e ancora ne devo mettere perché come vi dicevo, le intermezzerò con le piante di pomodori perché è una buona consociazione. Abbiamo una parte dei carciofi che in casa cominciano a soffrire perché ormai stanno venendo su bene, quindi un po' di fresco li fa bene anche a loro. Abbiamo dei peperoncini piccanti calabresi,
Questi ovviamente li faccio venire su fino alla seconda coppia di foglie e dopo li trapianterò singolarmente. Questi hanno bisogno ancora un po' di calore. Oh, qui abbiamo le insalate, le prime insalate che ho fatto. Se mi seguite su Instagram avrete visto che qualcuno ha iniziato a filare perché avevo sbagliato, avevo messo la lampada, quella LED, un pochino troppo alta e loro cercavano la luce. Qualche piantina l'ho tolta, qualcuna la toglierò. Molte si sono salvate e stanno venendo su abbastanza bene. Ad esempio questa qui. Mi avvicino. Vedete? Queste e queste. Continuo a portare roba. Allora, ho portato qualche altro alveolo. Adesso vi mostro. Però prima di andare avanti e riempire tutto il semenzaio, dobbiamo mettere la sonda. Mi sono scordato prima, giustamente. Se no, la temperatura va su all'infinito e non va bene. Ho portato dei peperoni dolci. Questi sono del sud, me li ha dati un amico. Peperoni lucani, questi qua sono quelli che mi ha dato mia madre, ho salvato i semi l'anno scorso, sono quelli che vengono un pochino lunghi. E prima di mettere le nuove semine, adesso posizioniamo la sonda. Questo è il termostato che ho usato in questi anni, è dotato di una sonda. Da qui possiamo impostare la temperatura che vogliamo mantenere all'interno del semenzaio. Quindi è importante posizionare la sonda nel punto giusto perché altrimenti sballano tutte le temperature. Lui poi rileverà sia la temperatura ambiente che quella impostata. Scalderà con una lucetta rossa, farà vedere che sta scaldando il filo adesso collegato, che si collega qui. Quando arriva a temperatura, ovviamente si spegne. Farò come ho fatto l'anno scorso, il filo lo infilo sotto agli alveoli. Questo perché? Perché è importante mantenere la terra a una certa temperatura. Vediamo dove posizionarla al meglio. Ecco, la posizionerei qua sotto. Qui abbiamo il filo, metto il filo sotto, ecco qui, così abbiamo una lettura abbastanza precisa. È impermeabile ovviamente la sonda, quindi si può bagnare senza grossi problemi. E il termostato lo tiro fuori e dopo lo sistemiamo. Bene, preparo i vasi per le semine dei pomodori. Lo facciamo qui in diretta, lo vediamo insieme. Ho preparato due vasi col terriccio da semina, adesso gli diamo prima la bagnata. Questa volta, per esigenze di video, non ho avuto il tempo di mettere a bagno i semi nella camomilla. Se vi interessa c'è un video apposito. Però dal momento che sono semi che ho ricavato io dalle piante dell'anno scorso e qualcosa mi ha regalato mio amico Marco, che saluto e che ringrazio e che so che li ha trattati in un certo modo, evito di fare questa operazione. Per i prossimi comunque mi riprometto di farlo. Semino per prima i cuori di bue che ho estratto l'anno scorso, che ho salvato l'anno scorso. Sono già 2 o 3 anni che li porto avanti questi pomodori, ogni anno salvo i semi nello Scottex, restano asciutti, ovviamente dopo averli fatti asciugare per qualche settimana in casa. Ora seminerò a spaglio, poi come vi dicevo più avanti, quando ci saranno le piantine con 2 coppie di foglie, le trapianterò nei vasetti singoli, proprio spaglio a spaglio, eh? Qualcuno è rimasto attaccato. Vabbè. Non ne ho salvati molti purtroppo perché l'anno scorso è stata una stagione un po' particolare. Lo stesso terriccio da semina, asciutto ovviamente, ricoprerò i semi. Proprio un velo, giusto per non vederli più. Ho avuto cura di mettere il filo riscaldante sotto questo vaso. Dopo farò l'etichetta, intanto lascio questo per ricordarmi. I prossimi sono altrettanto belli, sono anni che li coltivo, sono i Rio Grande, vengono abbastanza bene da me, non sono enormi, ma mi hanno sempre dato soddisfazione. In questo caso ricopro giusto
giusto giusto con un velo. Avrei potuto anche seminarli un paio di semini giusti giusti negli alveoli. Avevo provato anche questa tecnica tempo fa, l'ho fatta anche più di una volta, ad essere sincero. Il problema è che poi, dal momento che non attecchiscono tutti, mi restano gli alveoli vuoti, mi dà fastidio da vedere. È una questione mia. Diamo solo un goccino d'acqua, poca, perché. Se c'è qualcuno che si sposta e si scopre, ovviamente lo si ricopre e non succede nulla. Allora, non vi taglio oltre, vado avanti con le semine e ci vediamo fra qualche minuto, così vediamo poi come si chiude il semenzaio riscaldato e se riesco domani vedo di misurare la temperatura interna, almeno ci rendiamo conto un attimino della differenza tra la temperatura interna che riusciamo a impostare noi e quella esterna. Bene, siamo al mattino dopo, sono le ore 11 del 24 febbraio. Fuori abbiamo 17 gradi. All'interno della serra ne abbiamo per adesso 19. Questo l'ho posizionato mezz'ora fa. Comunque non sono strumenti professionali, quindi tenete conto di un po' di tolleranza. Potrebbero essere 20 come 18. Ecco, comunque, qua segna 19 gradi. All'interno della serra abbiamo 17 gradi. Voi direte come mai più basso, perché sotto il calore tende a salire, ovviamente ci vorranno delle ore affinché il calore della serra scenda giù. Nel frattempo sotto, qui dentro, ho la resistenza. Sarebbe stato utile magari mettere un termometro fuori per terra per capire la differenza, non l'ho fatto. Quindi abbiamo 17 gradi. Si è spento adesso, ho impostato 24 gradi, non so se lo vedete, c'ho la plastica sopra. All'interno ci sono 24 gradi e mezzo, quindi lui si è spento. Prima era acceso perché c'erano 23 gradi e qualcosa. All'interno della serra troviamo, all'interno del semenzaio, anzi, troviamo quello che ho fatto ieri, le semine dei pomodori, laggiù ce ne stanno altri. Ho messo qualcosa di basilico anche, il resto l'ho lasciato a casa ancora sotto le lampade. Lì abbiamo le insalate, voglio vedere come reagiscono qui all'interno di questo ambiente protetto. Dovrebbero soffrire di meno. La mancanza di luce e la troppa temperatura che ho in casa, perché anche volendo spegnere i termosifoni, comunque meno 18 gradi non arrivo, e quindi la situazione è questa. Bene, rispetto a quello dell'anno scorso, di 2 anni fa, non ricordo quando l'ho fatto, spero che questo video vi sia stato un pochino più chiaro. Sono sempre in compagnia, ovviamente. Se avete domande da farmi per quello che vi posso rispondere, con tutti i miei errori che faccio e che continuo a fare, vi rispondo volentieri, scrivetemelo qui nei commenti, troverete gli approfondimenti anche sul blog, continuate a leggerlo se vi va, se vi fa piacere. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, devo bloccare il gatto prima che entri. Ferma lì, dove vai? Vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.